Alleluia! Gloria al nome del Signore. Spirito Santo, alleluia. Oh, Rebarashe Katarava. Ti adoriamo, Cristo, alleluia. Alleluia. Benedetto il nome di Gesù Cristo. Amen, alleluia. Spirito Santo, alleluia. Gloria al nome dell'Eterno. Alleluia. Gesù è la salvezza. Amen. Oh, perecai sherebetea. Alleluia, manda il fuoco, l'unzione. Alleluia, dello Spirito Santo, Padre. Amen, alleluia. Gloria al Signore. Spirito dell'Eterno, grazie per la tua presenza, la tua unzione, alleluia. Grazie Spirito Santo. Oh, alleluia. Versa l'unzione come fiumi d'acqua viva, Re della Gloria. Alleluia. Oh, Re Matarabasho. Grazie Cristo. Amen, alleluia. Spirito dell'Eterno, alleluia, versa la tua presenza su di noi. Amen, alleluia. Oh, alleluia. Grazie, Signore. Aiutaci Gesù, rinnovaci, alleluia, alleluia. Signore, ancora purificaci, illuminaci con la tua presenza. Benedici il tuo popolo, Re di gloria, i tuoi figli. Re Babashore Kemba, Re Barashore Rebekea. Amen, Re di gloria, t'adoriamo. Vogliamo te nel nostro cuore, alleluia. Amen. Facci stare sempre in comunione con te, Re di gloria. Alleluia. Nella gioia della tua presenza. Oh, alleluia. Sei la vita. Sei la gloria. Sei la luce, Gesù, grazie per la tua presenza, alleluia. Oh, ti adoriamo, Re di gloria, ti adoriamo, alleluia. Grazie, Spirito Santo, parla ancora i nostri cuori in questo momento, Dio del cielo, in questa breve riflessione, in questo messaggio biblico. Signore, edificaci come vuoi tu, Padre. Nel nome di Gesù, facci avere orecchi da udire la voce dello Spirito Santo, Signore, che ogni pensiero umano, carnale, terreno vada via e che la nostra mente si sottometta a te, Signore. Alleluia! Benedici tutta la fratellanza, tutti i fratelli, le sorelle che ti amano in verità, Signore. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, amen. Gloria a Cristo. Dio vi benedica. Carissimi nella fede, vi salutiamo qui dal Piemonte, provincia di Torino, nelle zone di Pinerolo, amen, luoghi che hanno tanto bisogno della vera testimonianza dell'Evangelo, amen, della vera parola di Dio, della vera predicazione, alleluia, apostolica, gloria a Dio, del vero Vangelo che gli apostoli di Gesù Cristo ci hanno trasmesso per lo Spirito Santo. Dio vi benedica, carissimi. Vi salutiamo nell'amore del Signore anche insieme al fratello fratelli. Giuseppe. Amen. Pace fratelli. Amen. Gloria a Dio. Buona giornata nell'amore del Signore. Alleluia. Dio vi benedica. Amen. Alleluia. In ogni area della vostra vita. Amen. Buonativa. Amen. Amen. Gloria al Signore. Viva, Signore. Alleluia. Proteggi i tuoi figlioli. Amen. Sì, Signore, proteggi. Vestiamoci dell'intera armatura di Cristo. Amen. Alleluia. Proteggi i tuoi figli, Padre. Alleluia.
prendi controllo di ogni area della nostra vita, Padre. Ci vogliamo arrendere sempre di più, sottomettere a te, Padre. Ci vogliamo consacrare giorno per giorno alla tua gloria, alla gloria del tuo santo nome. Amen. Voglio condividere un breve pensiero biblico, cari nella grazia, mentre siamo qui in macchina. Amen. Un pensiero, cari, dal titolo "Non pregare solo per ricevere, ma prega anche per dare". Amen. Prima di pregare per ricevere, dobbiamo pregare per dare. Amen. Gloria al nostro benedetto Salvatore e Signore Gesù Cristo. Voglio condividervi alcune breve riflessioni che da un po' di tempo Dio ha messo nel mio cuore. Voglio leggere un verso nel Cantico dei Cantici, capitolo 8, nel nome di Gesù Cristo. Cantico, alleluia, dei Cantici, capitolo 8, cari nella fede, al verso 13 dice così la parola del Signore, che leggiamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Dice: o tu che dimori nei giardini, i compagni stanno ascoltando la tua voce, fammela sentire. Qui lo scrittore di questo brano, ispirato da Dio, riferendosi al Signore, invocando il Signore, diceva: o tu che dimori nei giardini. Cosa vuol dire questa espressione, fratelli, sorelle? O tu che dimori, cioè che abiti nei giardini, i compagni stanno ascoltando la tua voce, fammela sentire. Qui vediamo che questo uomo, questo credente, questo servo di Dio, aveva il desiderio di sentire la voce del Signore, di udire la voce del Signore. Questo deve essere il desiderio di ogni anima che appartiene a Cristo. Alleluia, sentire la voce dello Spirito. Amen, quella voce che ci guida, carissimo, quella voce che ti risveglierà dal torpore, quella voce che ti libererà dall'inganno, quella voce, alleluia, che ti tirerà fuori dalle tenebre, la voce del Signore, la voce dello Spirito Santo, la voce della verità che è Cristo il Signore. E qui, in questo brano prezioso, lo scrittore, riferendosi a Dio, diceva: o tu che abiti nei giardini. Cosa vuol dire questo, carissimi? Vuol dire che il Signore abita dove ci sono frutti. I giardini sono dei luoghi dove ci sono frutti. Amen. Nel giardino c'è anche un giardiniere che cura il giardino. Alleluia. Nel giardino si curano i fiori, nel giardino si curano le piante, nel giardino ci sono colori. Amen. C'è vita. Un giardino è un luogo, fratelli, che rappresenta una crescita spirituale. Nel giardino devono crescere i frutti, i fiori. Amen. Devono crescere le piante, gli alberi. E così dentro di noi, carissimi nella fede, il Signore vuole vedere dei frutti. Amen. Frutti, prima di tutto, degni di ravvedimento. Perché se non ci sono i frutti di ravvedimento, l'anima si corrompe, l'anima non è in comunione con Dio. Se non ci sono frutti spirituali, vuol dire che non c'è crescita, vuol dire che non c'è l'unzione all'opera. Tanti cristiani oggi, o tanti di coloro che dicono di credere, non vivono sotto l'unzione. L'unzione non è all'opera nella loro vita, perché il loro pensiero carnale, le loro vedute, le loro opinioni spengono lo spirito.
spengono quella comunione con lo Spirito Santo. E allora non c'è frutto. La Bibbia parla di frutti di giustizia che devono credere, frutti di ravvedimento. Amen. Dio vi benedica, carissimi che state ascoltando, gloria a Dio, e che i frutti dello Spirito possano crescere dentro di noi abbondantemente. Ma come possono crescere quei frutti spirituali se tu non stai in comunione con Dio? Perciò il giardino rappresenta una vita che fiorisce, una vita che cresce. Il giardino rappresenta che tu stai in comunione con Dio. Vi ricordate del giardino dell'Eden? Nel giardino dell'Eden Dio parlava faccia a faccia con l'uomo prima del peccato. Il giardino dell'Eden era un luogo prezioso. La parola Eden vuol dire delizia. Il giardino dell'Eden era un luogo, alleluia, di benedizione, dove c'era la gloria di Dio, dove c'era la presenza, dove c'era la maestà di Dio. E il nostro Dio abita nei giardini, cioè in quei cuori che fioriscono con la sua parola, quei cuori che portano molto frutto alla sua gloria, frutto di adorazione, il frutto i frutti della comunione con l'Eterno. Fratelli, il giardino rappresenta un luogo dove c'è crescita. Il giardino rappresenta un luogo dove il giardino rappresenta un luogo che fiorisce. Amen. Nel giardino non c'è la morte, perché nel giardino c'è la vita. Se quel giardino fiorisce, se quel giardino non viene trascurato, se quel giardino ogni giorno viene curato, se quel giardino ogni giorno viene annaffiato. Gesù un giorno disse: il Padre mio è l'agricoltore, e Dio vuole coltivare dentro di noi, fratelli e sorelle nella fede, un giardino che porta frutto alla sua gloria. Ma dice la scrittura: ogni albero che non porta frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. In noi ci devono essere i frutti della grazia, i frutti del ravvedimento. Amen, alleluia. I frutti della santificazione. Amen. I frutti di una vera adorazione. Frutti di labbra che confessano il suo nome, il frutto della lode. Amen. La nostra vita deve essere un giardino che fiorisce, fratelli, internamente, spiritualmente. Amen. In comunione con Dio. La nostra vita deve fiorire, deve crescere, deve svilupparsi, alleluia, nel frutto dello Spirito. Amen. Dice: o tu che dimori nei giardini. Dio abita nei giardini. Amen. Dove ci sono frutti spirituali. Alleluia, alleluia. Oh, alleluia. I giardini rappresentano dei luoghi, o dei cuori in questo caso, dove ci sono dei frutti. Il Signore dimora in mezzo ai frutti, un luogo dove c'è vita, c'è crescita. Così deve essere la nostra comunione con Dio, per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia. Internamente, fratelli, ci deve essere un giardino annaffiato, come sta scritto in Isaia 58, che il Signore rende o fa diventare i suoi servi come un giardino annaffiato internamente. Vi leggo questo verso. Amen, alla gloria del Signore. Amen. Isaia 58,
verso 11 dice: l'Eterno ti guiderà di continuo, sazierà la tua anima nei luoghi aridi e darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino annaffiato, alleluia, e come una sorgente d'acqua, le cui foglie, le cui acque non vengono meno. Il Signore vuole farti diventare come un giardino annaffiato, pieno di frutti, pieno di ruscelli che scorrono, di fiumi d'acqua viva, ma tu ti devi consacrare a Lui. Tu devi farti guidare da Lui. Tu devi rinunciare all'aridità della tua carne. Devi rinunciare all'aridità della tua mente umana. Io devo rinunciare all'aridità del mio vecchio carattere. Amen. Del mio vecchio uomo, degli istinti peccaminosi. Io devo rinunciare all'aridità. Cristo può dimorare. Amen. Aridità. Cristo non può abitare nella natura vecchia, corrotta, contaminata. Cristo non può abitare in una mente piena di pensieri carnali. Cristo non può dimorare in un luogo arido, fratelli. Lui dimora nei giardini. Cantico dei Cantici, capitolo 8, verso 13. Amen. E perciò, prima di pregare per ricevere, dobbiamo pregare per dare. Cosa vuol dire questo? Tante persone pregano solo per ricevere. Signore, dammi. Signore, io voglio. Signore, io ho bisogno. Signore, io voglio ricevere da te. Ma loro non pregano mai per dare. Cosa vuol dire pregare per dare? Tu devi pregare per dare la tua vita a Cristo. Nella preghiera tu devi arrendere la tua vita a Cristo. Prima di ricevere tu devi dare l'intero tuo essere al Signore. Devi dire: Signore, io ti do la mia vita. Signore, io ti consegno la mia vita. Signore, io ti arrendo la mia vita. Signore, io ti voglio dare tutto il mio essere. Signore, io ti voglio, alleluia, sottomettere la mia vita. Signore, prendi la mia vita. Fai una preghiera per dare. Amen. Per dare la tua vita a Cristo, per sottomettere la tua vita a Cristo, per dare il tuo essere a Lui, affinché Lui prenda il tuo essere, prenda la tua vita, affinché il Signore prenda il tuo cuore e lo faccia diventare un giardino fruttifero nelle sue mani. Ma se tu preghi solo per ricevere, Signore dammi, Signore voglio, Signore tu mi devi dare, ma non preghi mai per dare, non fai mai una preghiera di arresa, non fai mai una preghiera di consegna. Cosa vuol dire una preghiera di consegna? Che tu, mediante la fede, consegni la tua vita a Cristo totalmente nella preghiera. Tu devi fare una preghiera di arresa. Amen. Tu devi fare una preghiera nella quale consegni la tua vita al Signore. Mediante la fede tu puoi, alleluia, arrendere la tua vita al Signore. Non pregare solo per ricevere, ricevere. Signore, dammi una benedizione. Ricevere benedizioni. Io voglio benedizioni, ma non preghi mai: Signore, io voglio essere trasformato. Signore, io voglio essere liberato. Signore, io voglio che tu mi purifichi. Cosa stai chiedendo al Signore? La benedizione o la trasformazione? Non basta chiedere al Signore una benedizione. Signore, dammi la benedizione. Signore, benedicimi. Tu devi chiedere: Signore, trasformami. Signore, cambiami. Amen. Signore, liberami. Signore, alleluia, purificami. Signore, santificami. Tanti vogliono ricevere benedizioni, ma non vogliono
sottomettersi al Signore, non vogliono arrendersi, non cercano la trasformazione. Dio non ti può benedire se prima non ti trasforma. Dio non ti può benedire se prima non ti arrendi. Dio non ti benedirà mai se prima tu non ti arrendi totalmente a Lui. Ci dobbiamo arrendere totalmente a Lui, dobbiamo pregare il Signore prima di tutto per dare a Lui la nostra vita, perché tramite la preghiera noi possiamo arrenderci, possiamo, alleluia, umiliarci, possiamo consegnare l'intero nostro essere nelle sue mani. Amen. Perciò, cari, prima di pregare per ricevere, dobbiamo pregare per dare, per consegnare la nostra vita completamente nelle mani del Signore. Dobbiamo pregare, alleluia, per sottometterci a Lui, per offrire a Lui la nostra vita come uno strumento nelle sue mani. Amen. Dice la Bibbia nel Salmo 92: il giusto fiorirà come la palma, crescerà, amen, dice la scrittura, crescerà come il cedro del Libano. Amen. Il Signore vuol far fiorire la tua vita, caro che mi ascolti, cara che mi ascolti. Il Signore vuol far germogliare la tua vita. Il Signore vuole che la tua vita diventi un albero fruttifero nelle mani del Maestro. Gloria al Signore. Perciò la preghiera deve portarci a questa comunione con Dio, fratelli. Tanti fanno della preghiera come un supermercato, dove loro chiedono soltanto le benedizioni o vogliono prendere soltanto le benedizioni, ma non vogliono dare, non vogliono consegnare, non vogliono offrire la loro vita al servizio del Signore per essere trasformati e santificati e riempiti da Lui. Ti voglio dire un'altra cosa, caro che mi ascolti, cara che mi ascolti. Il Signore non ti può riempire, in verità, se prima non ti svuota. Amen. Questo è un concetto biblico, una verità molto importante. Il Signore, cari, non può riempire, ascoltate, dei vasi contaminati, dei vasi che sono pieni di altre cose. Il Signore non può riempire la tua vita se tu sei ancora pieno di te stesso, pieno di vanità, pieno di orgoglio. Perciò, carissimi che ascoltate, il Signore non ci può riempire se prima noi non siamo disposti a farci svuotare da Lui. Prima di riempirti, il Signore ti deve svuotare. Ti deve svuotare del vecchio per riempirti, alleluia, del nuovo. Questa è una realtà importantissima, cari che ascoltate. Il Signore non può riempire dei cuori sporchi. Prima di riempire un cuore, il Signore lo deve pulire. Amen. Prima di riempire un vaso, lo devi lavare. Gloria al Signore. Carissimi che ascoltate, queste sono realtà spirituali che oggi molti non vogliono accettare, perché non vogliono svuotarsi di se stessi, non vogliono svuotarsi dei loro pensieri. Eppure loro chiedono: Signore, benedicimi, Signore, riempimi, Signore, battezzami con lo Spirito Santo. Ma ancora non vuoi lasciare il vecchio,
non vuoi essere svuotato di te stesso, non vuoi essere pulito, non vuoi essere purificato, non ti può riempire il Signore in quella maniera. Prima di essere ripieni dobbiamo svuotarci del vecchio io, amen? Dobbiamo svuotarci, alleluia, del vecchio pensiero. Dobbiamo, alleluia, svuotarci del vecchio carattere. E così, cari nella fede, tu non puoi pretendere che il Signore riempia il tuo cuore che non è sottomesso a Lui, non è trasformato, non è purificato, è ancora un cuore pieno di caparbietà, un cuore pieno di orgoglio, un cuore pieno di superbia, un cuore ancora altezzoso, che non è sottomesso a Lui. Dio non lo può riempire, o meglio, Dio non lo vuole riempire, non lo può riempire, non perché Lui non possa, perché non è secondo il suo volere. Carissimi che ascoltate, affinché il Signore ci possa riempire veramente delle sue virtù, delle sue benedizioni, alleluia, ci possa riempire del suo spirito, dobbiamo mettere interamente il nostro cuore nelle sue mani per essere svuotato, per essere purificato, per essere liberato, alleluia, interamente nelle sue mani, amen. Perché Gesù fa nuove, gloria a Dio, tutte le cose, cari nella fede, amen. Gloria al nome, amen, di Gesù Cristo, carissimi. Perciò prima dobbiamo dare, amati, nella fede, dare l'intera nostra vita al Signore come un sacrificio vivente, dare l'intera nostra vita come un vaso da modellare, amen, alleluia, consegnare l'intera nostra vita. E quando dico intera nostra vita, parlo della vita interiore, ma anche della vita esteriore. Gloria all'Eterno. Quando parlo della intera nostra vita, parlo sia della vita interiore, ma anche della vita esteriore. Parlo del cuore, dell'anima, la mente, ma anche il corpo. Deve essere consegnato a Dio, carissimi, come uno strumento di lode, di adorazione, alleluia, come uno strumento al servizio delle mani del Re dei Re. Tu devi consegnare l'intero tuo essere, e allora così, solamente così, potrai ricevere la pienezza della benedizione. Ma se tu non dai l'intero tuo essere, come puoi pretendere di ricevere da Dio? Prima devi consegnare, prima devi darti al Signore, devi offrirti a Lui, alleluia, non vivere più per te stesso, caro, non dare a Cristo solo la metà della tua vita, Lui vuole l'intera tua vita, non dargli solo una parte, e una parte te la tieni tu, fai quello che vuoi, pensi quello che vuoi, ti vesti come vuoi, guardi quello che vuoi in televisione, e pensi che solo il tuo cuore è di Gesù. E la tua mente di chi è? Il tuo corpo di chi è? Il Signore, carissimi, non ci inganniamo, il Signore vuole l'intero nostro essere, amen, arreso a Lui, cari nella fede. Il Signore vuole tutto il nostro cuore, non solo una parte. Tu che vuoi ricevere da Lui, Signore, dammi le benedizioni, e tu non gli vuoi dare tutto il tuo cuore, tu non puoi ricevere dal Signore. Tu che non vuoi dargli l'intera tua vita, non vuoi sottometterti a Lui, tu non puoi vivere un cristianesimo di convenienza. Amen. Prima di pregare per ricevere,
devi pregare per dare. Amen. Devi pregare per dare. Amen. Dare la tua vita completamente a Cristo. Dare il tuo tempo a Lui. Amen. Dare ogni aria della tua vita al Signore. Questo è il vero Vangelo di Gesù Cristo, gloria a Dio. Amen. Che il Signore ci aiuti, cari nella fede, a sottomettere l'intera nostra vita nelle mani di Gesù Cristo. Amen, carissimi. Voglio concludere ancora questa breve riflessione spontanea. Amen. Noi siamo qui, vedete, all'aria aperta, siamo in macchina, siamo qui, alleluia. Ma quando lo Spirito Santo ci mette un messaggio da condividere, lo facciamo nella semplicità, in un modo spontaneo, gloria al Signore. Voglio condividervi ancora qualche pensiero. Perciò prima di pregare per ricevere, dobbiamo pregare per dare, per consegnare tutta la nostra vita al Signore. La preghiera è comunione con Dio. La preghiera è un dialogo col Signore. La preghiera è un incontro con Lui. Tramite la vera preghiera, carissimi fratelli e sorelle nella fede, noi ci incontriamo con il Signore nello spirito. Il cuore si incontra con Lui. La preghiera è un contatto con l'Eterno, con l'Onnipotente. Alleluia! E in quel contatto noi veniamo liberati. Amen. Se c'è una vera arresa, se c'è una vera, alleluia, consegna del nostro essere a Lui, tu devi consegnare i tuoi pensieri, tu devi consegnare i tuoi pesi, tu devi consegnare ogni cosa della tua vita nelle mani del Signore. E allora Lui farà di te un vaso nuovo, un uomo nuovo, una donna nuova, un credente nuovo, allora un discepolo nuovo, alleluia, un adoratore nuovo, alleluia. In quel contatto che è la vera preghiera, non solo di ricevere. Tanti pregano: Signore, io voglio, dammi, Signore, dammi, dammi, e non vogliono mai dare, fratelli, non vogliono mai consegnarsi interamente a colui che è il padrone della nostra vita. Al Signore, nome di Gesù Cristo. Perciò, carissimi, quando noi preghiamo, alleluia, per arrendere e per consegnare l'intera nostra vita al Signore, è lì che c'è la liberazione. Ci liberiamo da ogni peso, ci liberiamo da ogni legame, ci liberiamo da ogni cosa che ci opprimeva. Quando noi siamo disposti a dare tutto al Signore, amen, alleluia, tu devi dare tutto al Signore. Allora tu, così facendo, caro fratello e sorella, potrai ricevere la pienezza della benedizione. Amen. Perciò la preghiera è quel contatto con Dio. La preghiera ti porta alla crescita spirituale, alla trasformazione. La vera preghiera è trasformazione. Amen. La vera preghiera ci purifica. La vera preghiera, alleluia, ci illumina in quel contatto profondo con il Signore. Alleluia. La vera preghiera ci porta a un'intimità e profondità nella presenza di Dio. Amen. E la vera intimità con Dio ci porta alla purezza, carissimi, una vita pura.
una vita santa. Amen. Perché quando noi stiamo in quella profonda comunione col Signore, anche noi veniamo purificati secondo la sua immagine e veniamo trasformati, alleluia, di gloria in gloria per l'azione dello Spirito di Dio. Amen. Gloria al Signore. La preghiera è potente quando c'è purezza, fratelli, quando c'è un totale arrendimento a Lui, quando c'è una completa sottomissione a Lui, quando c'è uno svuotamento, alleluia, del vecchio io, quando ci svuotiamo di tutto ciò che è carnale e terreno, quando noi ci spogliamo del vecchio uomo completamente, allora nella nostra preghiera ci sarà la potenza di Dio. Amen, alleluia. Perché quando c'è purezza, fratelli, allora può scaturire, può scorrere la potenza di Dio. Ma se non c'è purezza, ci sono dei blocchi spirituali. Se non c'è una vita di santità, se non c'è una vita consacrata, ci sono dei legami spirituali che ti bloccano, ci sono delle fortezze che ti bloccano, e allora la potenza di Dio non può scorrere attraverso un vaso contaminato, fratelli. Queste sono verità spirituali. Noi dobbiamo, alleluia, offrire l'intero nostro essere nelle mani del Signore affinché Lui faccia di noi quello che Lui vuole. Amen. Lui è il vasaio, Lui è il nostro fattore, Lui è il nostro creatore, il padrone della nostra vita, che ci vuole modellare, gloria a Dio, secondo il suo proponimento. Perciò quando c'è purezza c'è potenza, fratelli, nella preghiera e nella nostra vita cristiana. Perché oggi vediamo tante persone che si professano cristiani ma non c'è potenza, perché non c'è purezza. Nella purezza c'è potenza, nella purezza c'è la pienezza dello Spirito, nella purezza, alleluia, c'è libertà. Amen. Purezza c'è autorità. Cari fratelli e sorelle che ascoltate, Dio, dice la Bibbia in un salmo, Dio si mostra puro con il puro. Oh, alleluia. Alcuni, cari, si professano cristiani ma non c'è potenza spirituale nella loro vita. Alcuni si professano uomini di Dio ma non hanno alcuna potenza di Dio. Non c'è autorità, non c'è unzione, non c'è frutto nella loro vita spirituale, non c'è frutto di santificazione, frutto di ravvedimento, non ci sono frutti di una vita trasformata, non c'è la potenza di Dio perché non c'è la purezza, perché essi non arrendono e non sono disposti a consegnare l'intera loro vita nelle mani del Signore. Tanti vogliono dare la loro vita a Cristo solo parzialmente, solo a metà, solo in parte. Ecco perché non c'è potenza, perché non c'è un vero arrendimento, non c'è una vera sottomissione, non c'è una vera consegna dell'intero loro essere nelle mani del Signore. E allora nella loro vita non ci può essere quella potenza e quella pienezza dell'unzione, perché la loro vita è a metà, la loro consacrazione è a metà, la loro vita cristiana è parziale, è solo in parte, solo in apparenza, solo così, in un modo superficiale. Non c'è una profondità nella preghiera, nell'umiliazione, nella consacrazione. Si professano cristiani ma non c'è
alcuna potenza nella loro vita, perché non c'è purezza. Dio si mostra puro con il puro, dice la scrittura. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate di continuo la sua faccia, dice cercate di continuo, amen, cioè cercate in ogni tempo la sua faccia. Un altro brano dice non smettete mai di pregare, non cessate mai di pregare. Questo ci parla di una vita, fratelli, costantemente consacrata, una vita costantemente in comunione con il Signore, una vita costantemente, alleluia, nello Spirito, come noi adesso, vedete, noi siamo in macchina, ma noi siamo nello Spirito di Dio, noi siamo qua in macchina con il fratello, ma siamo in preghiera, alleluia, caro fratello, metti una lode per la gloria del Signore, siamo qui nella divina unzione, amen, siamo qui, alleluia, nella fede, amen. Oh, alleluia, gloria al Signore, alleluia, consegna tutto, l'intero tuo essere al Signore, amen, consegna tutta la tua vita nelle mani del Signore, alleluia. Alleluia. Ogni fratello, Signore, ogni sorella che ci ascolta, Signore, in questo momento. Oh, alleluia. Abbia la tua, Signore, unzione. Amen. E la voglia, Signore, di consacrarsi totalmente. Sì, Signore, ci vogliamo. E dare la propria vita, Signore. E arrenderla a te. Spezzare il carattere, Signore. Amen. E spezzare il carattere. Ancora alleluia. Sì, Signore. Mondane, Signore. Alleluia. Alla carne, Signore. Strappa il velo, Padre, della carne. Solo tu, Signore, puoi fare questa opera potente nella nostra vita. Amen. Dobbiamo essere noi, Signore, a consegnarci a te. Alleluia. Padre, nel nome di Gesù, per il sacrificio di Gesù, per il sangue di Gesù, Signore, fai scendere su di noi il Santo Spirito. Alleluia. E avere quel desiderio, Signore, di camminare in santità, Signore. Amen, alleluia! Signore, opera, Signore. Chiedi sacrifici, Signore. Signore, il sacrificio che tu chiedi a noi è la nostra vera adorazione a te, Padre. La nostra completa adorazione a te. Riempici, riempici, ma svuotaci anche. Ti vogliamo dare tutta la nostra vita. Alleluia. Vogliamo darti l'intera nostra vita. Oh, alleluia. Prega, prega per dare. Grazie, dare l'intera tua vita al Signore. Arrendiamo completamente la tua per offrire l'intera tua vita al Signore. Per consegnare l'intera tua esistenza nelle mani del vasaio. Alleluia. Chi ama più di Dio. Oh, alleluia. Ma chi fedele più di Dio. Anche noi vogliamo esserti fedeli. Amen, alleluia, alleluia. Signore, vogliamo esserti fedeli, Signore, ai tuoi proponimenti, alle tue direttive, Signore. Amen. Vogliamo seguirti in ogni parola, Signore. Ore bagara scere meche. Prega per dare tutto te stesso al Signore. Prega per sottomettere l'intero tuo essere nelle mani del Signore. Alleluia, prega per consegnare tutto il tuo essere nelle mani del Signore. Ore mandoro shaire bereketa la bashiri bekea. Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. E tu vedrai i frutti, la crescita, la trasformazione, vedrai la potenza di Dio. Se sei disposto a dare tutto il tuo cuore a Lui, tutto il tuo essere a Lui, da tempo la mia luce è andata, l'intera tua vita a Lui,
Amen. Signore, ti diamo tutto. Alleluia. Ti diamo tutto, Padre. Ci umiliamo davanti a te. Alleluia. Grazie, ti adoro Gesù. Gloria al Signore, alleluia. El baratore barashai. Solo così avrai la vera vita, la risurrezione, alleluia, la vittoria, alleluia. Erma secataia. Grazie Gesù, dai vita in abbondanza ai tuoi figli, Padre. Oh Spirito Santo, erba secataia. Alleluia, alleluia. Grazie Spirito Santo. Da tempo la mia luce è andata via. Oh Re della Gloria. Alleluia. Alleluia, Signore, riversa quei fiumi di gloria, alleluia. Erma secatai. Oh, alleluia. Signore, ti adoriamo. Alleluia, vogliamo la tua pienezza, Padre Celeste. Maestro, non c'è altro che io possa fare. Vogliamo la tua gloria. Vogliamo, Signore, la tua luce. Ma prima ci vogliamo arrendere completamente. Alleluia. Levarai, chirimi te. Arremendare, Masciaia. Avarecheto, Ravassia. Alleluia, prendi controllo dell'intero nostro essere. Alleluia. Signore, scuotaci di ogni contaminazione. Scuotaci di ogni carnalità. Scuotaci di ogni cosa terrena, Signore, alleluia. E la vada la mai scenda, la mai tele, mi ricai, suria vada, e il vere sciai, orre vere chenda la mai, alleluia, nel nome di Gesù, scere vedai, alleluia. Ore bere che ha scere bere che te scere mendere bere. Alleluia, nel nome di Gesù, alleluia. Signore, distruggi il vecchio uomo, distruggi il vecchio carattere, distruggi, alleluia, i vecchi pensieri, alleluia, per la tua gloria. Signore, noi vogliamo rinunciare a ogni cosa vecchia, alleluia. Vogliamo che tu ci riempi di Gesù Cristo, dell'uomo nuovo, della nuova vita, Padre, alleluia, per la tua gloria. Terebe shai dama, orebe terebe sherebe te, lerebe terebe lebe, adossi, sherebe lebe. Nuove anime, nuove cuori, Signore, orebe shai. Che abbiano il desiderio, Signore, di servire, di annunciare il nome di Gesù Cristo, il Salvatore, il Signore, il Re dei Re. Amen. Completa adorazione, Signore, anche il servizio, Signore. Alleluia, alleluia. Desiderio di servirti, di proclamare il tuo nome, la verità, Signore. Grazie. Il nome di Gesù. Alleluia. Grazie, grazie, amen. Grazie, oh Re della Gloria, oh Re mai scenderai tea. Ti adoriamo Gesù, sei la mia vita, Cristo, alleluia, Re mi canta, sorebe te, Signore, vogliamo la tua presenza, alleluia. Oh Re, be, scende l'erechia, solo tu. Gesù ci insegna che la vera vita è quella dello spirito, amen, alleluia. La vera vita è quella dello spirito, fratelli.
seguiamo, Signore, la Tua volontà. Solo così, Signore, possiamo trovare la vera vita, Signore. Se viviamo nello Spirito, abbandonando la nostra vecchia natura, Signore. E anche una testimonianza per voi, fratelli. Io non credevo, il Signore mi ha dato la vita. Perché quando vivevo nella carne, come tutti, ero preso da desideri carnali, ma questo non ha fatto altro che complicare la mia esistenza, portarmi alla depressione. E soltanto Gesù mi ha liberato da quella schiavitù. Alleluia! Perché sono legami, sono schiavi tu che ti portano alla morte. Il Signore ti chiama dalle tenebre alla vita. Amen. E il Signore solo può compiere questa opera. Non vergogniamoci di dire che Gesù ci dà la vita. Non vergogniamoci del nome di Gesù. Amen. E soltanto quando ho dato la mia vita al Signore, solo quando mi sono consacrato a Dio, ho visto la sua gloria, Gesù, e posso vedere la completa libertà. Amen. Come ha detto fratello Stefano, il Signore ci riempie se noi prima ci svuotiamo. Amen. Della nostra vecchia natura. Ma per fare questo dobbiamo consegnare la nostra completa, amen, esistenza, sì, al Signore, Signore, e dire: Signore, prendi la mia vita, Signore, spezza quei legami, piega anche il mio carattere, amen, Signore, sì, spezza il mio orgoglio, perché la mattina quando ci alziamo viviamo un combattimento, quello del mondo che ci vuole portare a fare le vecchie cose. Ma se noi abbiamo messo le mani sull'aratro, come dice la Scrittura, non dobbiamo voltarci indietro, dobbiamo guardare avanti. La direzione è quella della croce. La croce ci obbliga a guardare soltanto avanti, amen, fratelli. E solo in quella direzione possiamo trovare la vera vita e la consacrazione al Signore. Alimentiamoci della parola di Dio ogni giorno. Stiamo in preghiera. Anche noi, anche adesso che stiamo parlando, lo stiamo facendo per dare un servizio al Signore. Amen. Perché voi possiate vedere e capire come anche in questo momento in cui noi stiamo lavorando, perché abbiamo fatto un esercizio di lavoro professionale, ma abbiamo evangelizzato, abbiamo portato il nome del Signore. Amen. Ci siamo fermati per pregare. Alleluia. Per meditare. Gloria. L'intera benedetto giornata c'è gente che dice: non ho tempo, non posso trovare il tempo per pregare perché devo lavorare. Ma non è vero, perché quei 5 minuti che noi dedichiamo al Signore, poi il Signore li fa diventare 30 e poi un'ora e non ce ne accorgiamo. E il tempo dedicato al Signore è un tempo che si moltiplica e diventa sempre più grande e diventa sempre più prezioso per le nostre vite. Amen. Grazie, Gesù. È questa la vera vita. Oh. Quando stiamo alla presenza di Dio. Amen. E la presenza di Dio, dobbiamo stare anche in comunione con i fratelli. Riuniamoci nelle case, meditiamo la parola, stiamo insieme, cantiamo inni al Signore, proclamiamo la sua lode. Questo vuole il Signore. Ti adoro, Gesù. Che lo lodiamo. Alleluia. Che lo glorifichiamo. Accendici, Padre. Grazie, alleluia, Padre. Fai scendere su di me, Signore, il tuo Spirito Santo. Amen. Nome di Gesù. Aiutami, Signore, a consacrarmi sempre, amen, di più in questa, amen, giornata, per la tua, Signore, gloria. E anche se sono stanco, Signore, io trovo nuove forze, amen, in te. Amen. Perché sei tu, Signore, che mi dai nuove forze. Quando io alzo le braccia al cielo, Signore, tu, Signore, mi riempi di spirito, Signore, mi dai nuove forze, amen, Signore. Amen, a te la gloria, Gesù. Grazie, Signore, grazie per avermi dato la possibilità di testimoniare, Signore, la tua presenza nella mia vita. Fratelli, ancora vi invito, Signore, vi invito a stare alla presenza del Signore, a chiedere i doni dello Spirito, a chiedere il battesimo, Signore, a questi fratelli con lo Spirito Santo che ho sperimentato anch'io. Che è una grande benedizione. Non stanchiamoci mai di chiedere i doni al Signore, ma prima, come è stato detto, arrendiamoci completamente, amen, a Cristo. Chiediamo che sia Lui a trasformarci, sì, che sia a modellarci secondo la Sua volontà, e noi diventiamo persone nuove. E quando le persone del mondo, quelle che non ci conoscevano, ti rivedono, devono riconoscere la tua trasformazione. La tua trasformazione deve essere una testimonianza dell'amore di Cristo nella tua vita. Alleluia, Signore, grazie, Padre, oh, nel alleluia, nome di Gesù. Grazie. Alleluia.
Amen. Amen. Grazie, grazie. Oh Spirito Santo, gloria al tuo nome. Amen. Lascia tutto nelle mani del Padre. Lasciamo tutto nelle mani di colui che è il Re dei Re, il perfetto creatore, colui che modella la nostra vita e fa tutte le cose nuove. Alleluia. Sottomettiamoci a Dio, resistiamo contro il diavolo e il diavolo fuggirà da noi. Alleluia. Abbiamo una nuova autorità, una nuova potenza, una nuova armatura. Gloria al Signore. Amen. Grazie Gesù. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Dare tutto, ti vogliamo dare tutto il nostro cuore, Gesù Cristo, perché tu sei degno di ricevere la gloria, l'adorazione, l'ubbidienza. Aiutaci a renderci totalmente a te, spirito, anima e corpo.